Questa mostra ricorda i 30 anni di attività e di ricerca della Galleria Il Chiostro, che apriva appunto 30 anni fa con una mostra di De Pisis che si intitolava Gli eventi del minuto. E l'opera che faceva da copertina al catalogo della mostra che io presentavo è ancora adesso in mostra nell'attuale galleria, nell'attuale sede della galleria. E in quel catalogo mi riallacciavo a una precedente mostra che avevo organizzato alla Galleria d'Arte Moderna di Milano nell'85, che si intitolava Paradiso Provvisorio, e mi sembra che Paradiso Provvisorio sia una definizione perfetta, la dà De Pisis, è il titolo di una sua poesia, sia una definizione perfetta anche per gran parte delle opere che ci sono esposte in questa mostra, perché danno l'idea di una bellezza da un lato, di una bellezza assoluta, il paradiso appunto, ma anche della brevità di quel paradiso, ed è una definizione, se vogliamo, contraddittoria. Non esiste paradiso che sia momentaneo, perché se fosse momentaneo non sarebbe neanche un paradiso. Chi di noi vorrebbe realizzare un sogno meraviglioso per mezzo secondo e poi che andasse tutto in fumo? Ecco, in questo paradiso provvisorio De Pisis si rispecchia il suo modo di pensare, il suo modo di vedere la vita e quindi anche il suo modo di dipingere. Differenza fra le opere che De Pisis dipingeva in questo periodo e quelle degli anni 30 e 40. Nei primi anni 20 si vede un maggior senso di volumetria e anche di solidità, per quanto una solidità molto relativa. Sono gli anni di valori plastici e De Pisis sente quella problematica di ricostruzione della forma che era uno dei desideri, delle istanze pittoriche di tutta Europa, e però la sua vocazione era piuttosto a quel disgiungersi delle forme. Disgiungersi è lo prendo da un verso di Montale che parlava di un disgiungersi nel crollo, e dalla metà degli anni 30, ma in realtà anche prima, De Pisis arriva a quella sua scrittura che qualcuno ha definito stenografia, di segni spezzati, di segni staccati l'uno dall'altro, che danno l'idea di una forma intessuta d'aria, intessuta di vuoto, dove il volume non esiste più, esiste un profilo che però è sempre spezzato e interrotto, e la figura non ha più volume, è qualche cosa di più virtuale. Particolarmente commovente è una delle ultime opere da un punto di vista cronologico che chiude idealmente la mostra, ed è Il cortile di fattoria a Brugherio. De Pisis ha avuto anni tragici nell'ultima parte della sua vita, perché è stato ricoverato a Villa Fiorita, vicino a Brugherio, una villa in realtà che era una casa di cura, quindi tutt'altro che fiorita. Eppure in questo periodo e in queste circostanze tutt'altro che facili, De Pisis ha dipinto alcuni dei suoi quadri più belli, dove il colore si attenua, non c'è più quel brillare, quella luminosità che c'era nei periodi precedenti, sembra quasi attenuarsi in un gioco di bianchi e di neri, e come tra ombra e una luce però attutita. E appunto una di queste opere, questa esposta qui in mostra, è una delle più emblematiche di questo momento, un momento doloroso e però assolutamente intenso, in cui De Pisis lascia come un suo testamento spirituale di leggerezza, di testimonianza di sofferenza, ma anche sempre, anche in queste circostanze, in queste occasioni, di ricerca della bellezza.
Press de Pisis è il titolo che ho dato ai lavori presentati all'interno della mostra. Due citano la rappresentazione di De Pisis del Ponte di Narnia di Corot. L'altro è una piccola tela della serie Brand Names, dove come un vero falsario mi sono divertito a ridipingere l'ultimo quarto di quadro, dove ha portata la firma dell'artista, come fosse uno strappo dall'originale, a sottolineare la continua reiterazione della pittura.